Oggi un importantissimo convegno su un report del mercato immobiliare a Salerno. Buongiorno, sì, diciamo proprio a convegno il nostro è una vera e propria conferenza dove ci troviamo ad illustrare quelli che sono i parametri del mercato immobiliare a Salerno e provincia. E questo è il nostro terzo incontro, quindi ecco, siamo ben lieti di aggiornarvi su quelli che sono i dati attuali del mercato immobiliare salernitano. Cosa ci può anticipare? Salerno, i prezzi si sono finalmente stabilizzati dopo una serie di anni dove il segno meno la faceva da padrone. Possiamo dire che in quest'ultimo anno, quindi nel 2015, i prezzi sembra che finalmente si siano stabilizzati. Questo ce lo fa notare in maniera particolare anche un incremento delle compravendite, che sono passate da 850 alle circa 1000, oltre 1000 di appunto del 2015. Quindi questo è un significato, è un dato importante che ci fa capire appunto che finalmente la crisi del mercato immobiliare è ormai alle spalle. Ecco, negli altri anni noi parlavamo di segnali di ripresa, oggi possiamo dire che la ripresa c'è finalmente. Come è iniziato il 2016? Il 2016 è iniziato molto bene, abbiamo notato un incremento delle richieste esponenziale rispetto agli altri anni. Richieste che sono aumentate in maniera sostanziale anche in virtù dell'apertura finalmente ormai acclarata da parte delle banche di concedere mutui e finanziamenti per l'acquisto della famosa prima casa. Salerno è una città dove ecco, il desiderio dei cittadini è quello di comprare la prima casa e ecco, finalmente sembra che ci stiano riuscendo, quindi siamo veramente contenti di come sta andando il mercato.